nostri ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Io sono Gianmarco e oggi sono con Paolo, Debbie e la Space Family. Onoratissimi, sono molto onorati. Sono onorati e anche spaventati. Perché in questo momento ci stiamo all'interno del manicomio di Mombello. È una location dove Paolo e Debbie hanno stati tantissime volte, non c'ero mai stato. E mi sono detto, ma perché non portiamo anche la family? Certo. Sono addio, proprio. Al massimo hanno solo due bambini a casa. Vabbè, che sarà mai, le adotterò. Le adotterò, cresceranno, rigogliosi. Prenderanno la loro via. Per chi non l'avesse ancora visto, c'è la prima parte del video che è nel canale della Space Family. Lei è l'adrenalina, abbiamo scoperto che c'è un bambino. Debbie si è aggrappata a tutto quello che poteva aggrapparsi perché siamo stati aggrediti da questo bambino. E adesso idea folle. Siamo stati aggrediti da Sara. Lui mi ha stimpato l'orecchio, io non c'ho più l'orecchio. E lei di conseguenza ha stimparato da lei. E il signor Zagato ha deciso di fare un nascondino con il bambino. Un'idea incredibile. Che però lui è d'accordo. Questo qua è il manicomio ed è la zona dove teniamo i bambini. No? Padiglione bambini B. E a me mi fa pensare, ma se c'è un bambino, ci sono anche altri? Bene, ottimo, ottimo, non ci avevo pensato. Quindi adesso ufficialmente, non ci avevo pensato. Io ufficialmente voglio invitare tutti quelli che sono adesso qua presenti, vivi e non, a partecipare a nascondino. E c'è un invito anche per voi al cinema. Giovedì 30 novembre vi aspetto tutti quanti a Napoli al The Space Cinema alle ore 20 per vedere insieme a me Home Education, le regole del male. Sono felice che stai per tornare, papà. Dici sempre che desiderare fa sì che ciò che vogliamo sia vero. Tutto quanto gira intorno a una casa dispersa nei boschi. Lì madre e figlia non accettano la morte del padre e il cadavere di questo resta in casa con la convinzione che i fenomeni paranormali lo riporteranno in vita. Rachel. Papà? Rachel. Dove sei? Giovedì 30 novembre al The Space di Napoli dalle ore 20 potrete guardare insieme a me all'interno della sala Home Education, le regole del male. Ci spaventeremo e non vedo l'ora di vedervi tutti quanti lì insieme a me per passare una serata unica nel suo genere. Prendete già i vostri biglietti e prenotateli al link giù in info box perché non so quanto dureranno onestamente. E voi, ci sarete? Perché hai dovuto dire questa cosa? Ma perché? Raga, che ansia. Il giovane maschilino sai cos'è che ha? C'è qualcuno che si nasconde, qualcuno che cerca. Attenzione. Noi ci nascondiamo e loro cercano. Ok. Anzi, facciamo un appello. Se c'è qualche spirito in questa ala del manicomio, venga da noi. Come vengono? Si nascondere? No, che scusate, noi alla fine tanto troveremo la nostra zona, ok? Okay. Facciamo prima a chiedergli se loro vengono. Ragazzi, si è mosso qualcosa dietro di voi in fondo. Un'ombra, ho visto un'ombra. No, veramente? Te lo giuro. Come l'ho chiesto? L'hai registrato veramente? L'ho visto con gli occhi, a dire la verità, perché stavo guardando te. Penso di sì. Oh! C'è un urlo. L'hai sentito, l'urlo? Sì, l'ho sentito. C'è stato un urlo. No, raga, è l'urlo di un bambino, ve lo giuro, raga, vero? Sì, sì, ve lo giuro, raga, ragazzi, non mi invento, veramente. No, lo sentirai. Ah, è vero. Io sono in fondo? Non lo so, ma è tipo alto, raga, sì. Di là. Sì. Guarda che non era qua. Io provo. Allora, su, anche prima faceva capire che qualcosa c'è su. Magari ci sono altri bambini su. Raga, gruppo diviso, ci dividiamo in due gruppi. Magari due gruppi. Hai sentito? Ma tu senti tutto? Vabbè, ma forse è qualcuno fuori, raga. Qualche bambino fuori? Se c'è qualche bambino fuori, peggio. Ansia. Ditemi, vuoi? Beh, i Costanter li dividerei. Facciamo mamma sciola. Ok, ci siamo. È una cosa che si diceva a Torino, voi sapete cosa si diceva. Sì. Allora, praticamente tu fai così e diciamo tutti mamma sciola e metti o così o così. Esatto. Ok, basta. E poi si divide il gruppo. E poi sì, chi mette la mano? Che succede? No, aspetta un secondo. Che c'è? È un capogiro fortissimo. Sei pallida, Debbie. Ho visto l'ombra. Ma che sta succedendo? E ho visto l'ombra. È un capogiro fortissimo. E ho visto l'ombra. Sei pallida. No, figurati. E qua, qua. Giro dalla destra, raga, perché? Sì. Perché? Perché ha detto, stava dicendo un gioco. Oh. Ah, cazzo. È dietro di me. Che c'è? È dietro. No, è dietro. Vai, che sempre stato lì. Ha messo il gioco. Fidatevi. Riguarda le immagini. Butta la mano anche lui. Butta la mano anche lui. Dove vai? Butta la scelta. Dove vai? Vieni qua. Mamma sciola! Io ed Happy? E noi tre. E voi tre. Ok. Cos'era? Eh? Il cellulare ha suonato? Sì, il mio nome perché è silenziato. Il silenziato.
No, fammi vedere, magari. No, il mio non sta suonando, non ha suonato. Chi ha suonato il cellulare? No, Madonna, che ansia. No, no, io sono. Ma per il cellulare non piace perché i defunti non hanno il cellulare, che lo battono. Ah, con chi giochiamo? Con il. C'è un cuore qua. Esatto. Contiamo. Oh, che c'è? Che roba è? Sì, l'ho sentito. L'hai sentito? Dai, cavolo. Cioè, non sto scherzando. Qualcosa che ha stucciato. Questo, guarda. Una cosa del genere. Però alta, raga. Sì, ma raga, che panico. Madonna, che ansia. No, raga, vi rilassate un attimo. No, no. Ma ci calmiamo un secondo. Ti calmi un secondo. Allora. Mamma mia. L'hai sentita? Tu veramente l'hai sentita? Andiamo, mi posso, voglio nascondermi. Contiamo fino da tre. Allora, in teoria se ne contiamo. Fino a... Se noi contiamo si nascondono. Perfetto, ok, ditemi. Ci nascondiamo tutti. Quindi loro facciamo che si nascondano e noi andiamo a cercare. Ok, va bene, contiamo. Okay, va bene. Okay. Divisi squadra, contiamo. 30 secondi? Okay, anche sì, noi. Sì, ma noi andiamo con te. Certo. Sì. Sì, sì, sì. Vai. Raga, in bocca al lupo, raga. Non mi fai bocca al lupo. Bocca al lupo. Ciao. Oh, se pensa ai nostri bambini. Esatto. Assolutamente. Monetizza da brutto, Monetizza da brutto. Ah, Martino e Kevin, quello più piccolo. Ok, va bene, top. Abbiamo l'arma. Prendila, te prego. Io ho la borsa pallina. La borsa pallina? Prendi una bastona, prendi una bastona. Uno. Tre. Tre. Quattro. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Sette. Otto. Ah, si vola. Nove. Nove. Sali su. Dieci. Undici. Dodici. 13. E se mi tocca? Sei protetta. E se mi tocca? Ma sono dei bambini comunque. Sì, esatto. Però che figo da una botte. Oddio, cazzo. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 23. 25. 26. No, aspettate. Aspetta. 27. C'è? No, beh. 28. Qua controllo se non ci ammazziamo. 29. Ok. Se non... 30. Ho sentito. Che c'è, amore? Dove vai? No, vieni qua. Ha strisciato. Sì, ha strisciato. Ma magari è strisciato contro il muro, stai tranquillo. No, amore, tranquilla. Non ha strisciato. Allora, facciamo così, muro, io guardo. No, amore. Fammi guardare. No, amore, ha strisciato da prendersi questo qua, guarda. Non ho strisciato, qua. Amore, ero dritta. Guarda, facciamo così. Wait. Non ero deciso. Chi c'è? No, cazzo, Debbie, così mi fa cagare addosso. Te l'ho detto, ero qualcosa che strisciava per te. Era un tiro. Raga. Si è stoppata la telecamera? Che è successo? Stai scherzando? Si è spento. Però sta leccando, penso. È davvero? Che cavolo sta succedendo, raga? No, raga, si è appena stoppata la telecamera. Ha spento la videocamera. Ha spento la videocamera? Quando? Okay. Abbiamo finito di contare? Siamo di nuovo in rete. Sì. Al 30 si è messo di registrare. Esatto. No, vabbè, senti, mi fanno troppo cagare addosso ste robe. Okay. No, veramente. Io penso sia una coincidenza. Ora dobbiamo cercare. Sei. No, mamma mia, ma che cos'è, angosciante? Sì, ma veramente, raga. Proprio buio. Questa è la parte più brutta. Io ho una bruttissima, bruttissima sensazione qua. Oh mio. Fa veramente. Raga rosso. Raga rosso. Tutto rosso qualcosa. Sei qua? Sei qui con noi? Ti stiamo cercando? Dacci un indizio. Fai un rumorino così possiamo più dirmi. Che c'è? Sento dei rumori strani, raga. Crolla qualcosa dal soffitto. Qua è tutto sì. No, allora no. No, scendiamo giù. Sì, scendiamo giù. Però aspettate. Però
una domanda me la dovete far fare. Bimbo? 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 Oddio santo, che ansia. Mi è venuta un'ansia incredibile. Guarda che cosa c'è scritto là. You can run. È vero. Ok. Ansia. Bimbo, sei qua? Noi vogliamo solo giocare. Siamo buoni. Non ti facciamo niente. Ehi. Sei giù? E qui è troppo rumore strano quello che si è sentito. Prima era una roba fortissima. Magari si è nascosto sopra un telo. Bravo! Raga, dobbiamo trovare un telo, esatto. Dobbiamo trovare un telo 100%. Se, giuro che se vado no. C'è un telo. Ok, ok. Muoio. Ok. No, aspetta, sono loro forse. Sono gli altri, vero? Sono loro, però aspetta. Sembra. Oh, Debbie. Miagola. Oh. Una botta. Cos'era quel rumore? Ma dietro di te, eh? Sì, però aspetta. Voglio capire se sono persone o no. Se sono loro, no? Persone perché, vere? Perché senti, non c'è più, c'è silenzio. Loro dovrebbero essere a questo piano qua. Sì, okay. Noi abbiamo sentito un rumore che arrivava da là. Da dietro. Bravo. Ma chi ci ammazza? Non ci ammazza nessuno. Oh. Hai sentito il rumore del telefono? Quello potrebbe essere un telefono. Il mio non è. Il mio si sente tanto. Ma raga, ma nemmeno il mio però. Cioè, io ho silenziato veramente. Perché questa porta aperta? Oh. Non è vero, c'è un telo. C'è un telo? Forse no. Sì. Che cazzo dici? Forse no, sì. Però non è vero. Può entrare un secondo? Sì, sì, qualcosa c'è. Debbie, qualcosa c'è, te lo devo proprio dire, sì. Sai, cara. Ed è l'unica tua porta aperta. Si è stoppata veramente di nuovo? Si è stoppata. L'ho sentita. No. Anch'io. Anche l'ho sentita. Ma questa volta ha fatto il BB. Ma non c'è nessun errore. Ma che... Debbie, l'abbiamo trovata, secondo me. Trovata. È qua. E si è stoppata di nuovo dal telo. Ho riacceso. Ok. Si è stoppata dal telo. No, ma aspetta, ragazzi. Questo non è mai successo. Sono in rec, guarda. No. Ci no, sei no, tu, no, Debbie. No. Ragazzi, no, questo no. Non è mai successo. No. Raga. E il rec con la faccia bloccata di Debbie lì? Cioè, non vuole farsi vedere? Non vuole farsi vedere, non vuole farsi riprendere. Riparti subito. Sei uscito fuori? Da che parte sei? Si tratta di vedere uno. Ma raga, ma qua siamo al contrario. Dove siamo entrati noi? Da qua siamo entrati? Sì. No, raga. Sì. Ah, dove si è manifestato? Sì, perdi il senso del... Però silenzio, dove sono loro? È impossibile non sentirle, raga. Proviamo andare a vedere in una zona nuova. Ok, ora sento. Non lo so, no, sì, a sinistra. Andiamo da dove? Non lo so, a sinistra. Noi cerchiamo di... Proviamo a cercare di là. Però sono di là, noi cerchiamo di là. Ma di loro li stanno cercando di là. Guarda. Telecamere spente non. Sono in off. Raga, la telecamera è spenta e continua a riprendere. Sono in off. Chiudi lo sportello, chiudi tutto. Chiudi tutto. Questa cosa non mi piace. No, non mi piace per niente. Con la mia faccia lì così, ma che roba è? Posso fare una prova? Perché io credo che sia qua dentro. Cioè. Sì, lei. Ma sta solo registrando. Non lo dico per travi. Guarda un po' cosa c'è di là. Che c'è? Non c'è la telecamera. Ora ascolta. Questo sembra un triangolo. Guarda, si vede solo un triangolo. Hai visto? Sì. No, ma è la... È la ragnatela. Ok. È un telo, no? Sì. Hai? Senti. Non ci posso credere. Non ci posso credere. È questo. Raga. Si è nascosto qua. Raga, mille per mille è qua. Sto male.
Raga. Oh raga, ho un problema. Cosa? C'è un problema enorme. Sì. Sono in off, guarda. Non ci posso. Sei in off e la videocamera continua ad andare. Si è spenta da solo in stand by. Ho cercato di riavviarla e si è fermata sulla faccia di Debbie. Raga, non va più. L'abbiamo trovato. Come l'avete trovato? Abbiamo sentito mentre eravamo di là, poco dopo che ve ne siete andati, il rumore di un telo che faceva. Vedi che è un rumore sempre di quel tipo. Raga, sentite. E sentite che rumore fa? L'abbiamo trovato. Ed è l'unica porta aperta. Sentite? È vero, è l'unica porta aperta. Questo era. Sì, era questo. Te lo ricordi? Era questo. Sì, era questo. Cazzo. Noi abbiamo sentito lo stesso. No, ma tu non puoi capire. Fatto così, prima. Lo stesso strusciare. Fatto così, erano quello stesso. Ma c'è entrato qua. Ce l'abbiamo sentito 100%. Paolo? Oh. Ma sbaglio? C'è anche dell'altro? Ci sono altri padiglioni. Ci sono altri padiglioni. Questo è solo uno dei. Esatto. Possiamo andare a vedere altre parti? E però voglio che tirate fuori tutti i vostri strumenti e vedere cosa viene fuori. Perché io voglio andare un po' più nel profondo. E voi non avete tu soprattutto mai sentito gli altri strumenti a parte questo? No. Adesso sì, preparatevi. Ma vero? Sì. Ti dico. Ah, sai cosa? Mi hai stuzzicato una cosa. Io avevo un'idea. Dato che siamo in tema di giochi e questo. Ok. Facciamo scegliere a loro dove andare. Chi? All'entità.